Buongiorno, benvenuti dalla rassegna stampa. È giovedì 25 luglio 2019, sciopero trasporti adesione all'85%. Sindacati al Corriere dell'Umbria, sindacati sul piede di guerra, se i tagli non rientrano, a settembre ci saranno 170 esuberi. Mongolfiere, il Gran Premio si farà dopo tanto parlare, sarà da domani a Todi. Gli organizzatori sono a caccia di risorse, ma lo spettacolo delle mongolfiere è salvo. Invece, primo piano, Conte Savoini era al seguito di Salvini. Premier in Senato, Movimento 5 Stelle lascia l'aula. Il vice premier Salvini non c'era. Insomma, un mezzo insuccesso questo di Conte, che sembra essere rimasto sempre più solo. Ma che cosa nasconderà sotto? Non ci resta che attendere, diceva un tempo. Caldo africano, scatta l'emergenza in 13 città, Perugia fra queste, ma nel fine settimana cambia aria. Vedremo. Pazienti picchiati nella casa di cura. Via al processo. La vicenda di Assisi, l'Alveare, lo ricorderete. Ospiti con disabilità fisiche e psichiche legati, imbavagliati, presi a bastonate e umiliati. Familiari pronti a chiedere maxi risarcimento. Poi soldi per i comuni colpiti dal sisma. Pagina 7. Terni, lo Stato salva gli Bricialdi. E qui start-up per le prenotazioni alberghiere a Foligno. Book your price, insomma. Grifo test da 10 gol, Monaco contestato. Calcio ancora. Ternana, 4 reti all'Ostia. Gubbio, ok, con la Roma. Poi sulla scherma, Santarelli scala il mondo grazie al mental coach, dopo che era partito male, no? Vi ricorderete nei giorni scorsi. Andiamo avanti con La Nazione. La Nazione ci dice qua sopra, dice: l'assessore dimissionario è un caso, il sindaco stacca il telefono, sparisce. La vicenda di Corciano, il PD, la riservatezza è inviolabile. Impegnarsi per gli altri è la buona notizia di Pierpaolo Ciuffi. E invece il titolo centrale, o meglio capocronaca, quello più importante della pagina, è riferito ad un articolo che firma Erika Pontini. Concorsopoli, il manager dei misteri. È l'uomo che sapeva delle indagini in corso sull'ospedale. Qui lo sciopero di ieri, gomme a terra, è quello che potrebbe arrivare più avanti. Assisi, non toccate il muro. E i frati rispondono all'allarme sui social. Città di Castello, i miei prodotti, quelli che non vendo, li dono ai poveri. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Poi Umbria, Polo K. Tre sere di grandi eventi, trasporto e spettacolo. Città della Pieve, Los Avellanos Arena. Eccola qua. Andiamo avanti. Dentro i giornali. Perugia, Corriere dell'Umbria, costretti, la storia della reprografia, costretti a fotocopiare contro il caro libri. Dopo i controlli della Guardia di Finanza nelle copisterie, gli universitari si lamentano: abbiamo testi che costano più di 300 euro. Vi rendete conto? Poi lo studio non dovrebbe essere un diritto inalienabile. No. Terni, vigili del fuoco, certo non è che si giustifica l'illegalità, però insomma gli studenti vadano a cercare libri che costano di meno, ci sta tutto, insomma la vita da studente l'abbiamo vissuta tutti, no? Vigili del fuoco a corto di personale, Maria Luce Schillaci, per fronteggiare le emergenze spesso servono rinforzi da fuori provincia e la convenzione con la regione dura solo 16 giorni, 12 in attesa del verdetto del riesame. Il Tribunale dell'Operazione Tonero. Il Tribunale non ha ancora reso note le sue decisioni sui ricorsi dei legali degli indagati agli arresti. Palazzo Spada, un consigliere ancora in vacanza, si allungano i tempi della diffida. Andiamo avanti, torniamo su Perugia per la manifestazione, sciopero di ieri, muoversi a ostacoli, alta adesione allo sciopero, no, mai no, restano tutti. La protesta. Persi 120 turni, c'è il rischio che si perdano il lavoro, si perde il lavoro più avanti. A settembre non ci saranno tagli, l'assessore assicura, ci serve l'ufficialità, non le promesse. E in basso invece, a proposito dei trasporti, il mini metro che si ferma dal 4 al 18 di agosto. Certo, il fatto che si fermi il 15 di agosto, Ferragosto, ma ha fatto un po' discutere sui social. Non ci saranno le corse alternative. Terni, torniamo a Terni sempre con La Nazione. Il comune assicura, ecco la notte bianca, la manifestazione si terrà dal 20 al 22 settembre. Nessun addio, anzi c'è il rilancio.
avanti ancora, sicurezza via il Costone a Narni, lavori alla rete idrica a Casteltodio. E invece addio Campiri, l'impegno politico nel segno della lealtà, istituzioni in lutto, Claudio Campiri. Taglio medio, strisce e tariffe termi al centro, attacca il comune, poi Setras, cattivi odori, nessun pericolo per la salute, l'azienda si difende, stiamo cercando una soluzione. E cominciamo con i nazionali, Repubblica, ce la apro, eccola qua, oh, grande Federica Pellegrini. Pellegrini sul tetto del mondo a 31 anni, è una foto non posso sottolineare, ma questo sì, sotto neanche... credo che ci sia la necessità di creare il file PDF, un attimo e arrivo. Sì, spero di esserci riuscito, lo verifichiamo, è così. Federica l'infinita, ennesima resurrezione, domina, sì ci sono riuscito però vedete c'ha delle difficoltà, ennesima resurrezione, domina 200 stile libero, poi le lacrime, è la medaglia dell'amore, oro anche per Paltrinieri negli 800, è una grande impresa, 31 anni, insomma... con l'età non si gioca nello sport, no? E invece del titolo d'apertura è Moscopoli, Salvini sbugiardato. Conte al Senato, Savoini in Russia, al seguito del ministro, la replica del leghista, cerca voti per una nuova maggioranza, caos nei 5 Stelle che abbandonano l'aula su ordine di Di Maio, poi l'inchiesta, Viminale in difesa, solo un accompagnatore, controlli della finanza sul cellulare di Savoini, contatti quotidiani con il leader della Lega e spunta anche al bar. Ma si mette un po' tutto ormai in questa indagine, visto che poi quando si va a quagliare non si trova poi di fatto nulla di veramente davvero serio nei confronti di Matteo Salvini, però il fatto è questo, insomma, e questo governo sembra davvero imbalsamato con il vice premier, appunto leader leghista, che non è ancora disposto ad andare in, al voto, insomma, ecco qua. Vediamo, ecco qui ho già difficoltà di nuovo, comunque sulla sinistra c'è Stefano Folli, il non governo nel deserto del Parlamento, un scenario piuttosto desolante quello che abbiamo visto ieri. Poi il migrante che rimbalza tra Berlino e l'Italia, andiamo in basso e vediamo. A sinistra la fiera delle bugie sotto il Cremlino, è quasi interamente dedicata la pagina. Ho visto cose che voi umani, siete Blade Runner, addio al poeta di Blade Runner, morto a 75 l'attore Rutger Hauer, eccolo qua. E andiamo a vedere il Sole 24, sperando che siamo in grado di poter utilizzare l'evidenziatore. Credo di sì, Germania inceppata, il manifatturiero vede la recessione. Poi, il tortellino rana raddoppia negli Stati Uniti d'America, finalmente si sono accorti come si mangia bene in Italia. TAV e opere scelte incoraggianti per la Lega, il voto è più lontano. Conte Savoini a Mosca, nella delegazione di Salvini, il Movimento 5 Stelle diserta l'aula. Carige, salvataggio più vicino, poi e fattura elettronica, stop ai controlli automatici per chi non sceglie servizi, entrate. Vabbè, questa è la pagina del giornale di Confindustria, andiamo invece a quello dei vescovi, che è l'Avvenire. Dice Conte c'è, ma solo. Doppio sommario, o meglio sommario a catenaccio, il premier scarica su Salvini, assente il caso Savoini, fondi russi, PD sfiducia, poi Movimento 5 Stelle, il capo del governo al Senato per il sì alla TAP ed esce dall'aula. Mentre invece qui c'è il ministro Tria, ci crede, avremo più spazi per la manovra, intervista al ministro, la sedia vuota non è politica, Europa rifugiati e calcoli elettorali. Mondo arabo così, partiti islamisti hanno fallito, l'Agcom stringe però non basta, pubblicità d'azzardo, poi l'India di Modi ora vuole cacciare milioni di stranieri, la Sama via il giro di vite che non dimostra di essere residente dal 1971, non sarà più cittadino, dice la Sama, nazionalismo, poi la guerra dei sassi contro i lavoratori neri, questa è un'altra pagina brutta della nostra Italia. Il caso a Foggia, 4 episodi di xenofobia, ferito al volto uno degli assaliti. Qui lo vedete in fotografia, il giovane colpito dovrà essere operato.
Bibbiano parla all'esperta. Mazzoni, bimbi tolti, usati metodi assurdi, bambin Gesù, un anno di crescita all'ospedale del Papa, poi ancora sono oltre 14.000 gli ultracentenari, record italiano. Verso il meeting, scena un Barabba ispirato a Lagerkist, e poi Bolzano, una danza per bambini rifugiati, mondiali di moto pellegrini e paltrinieri, doppio trionfo, infermieri, noito, eutanasia, Parigi provetta per tutte, linee guida e nuova legge. L'ombra del gigante è il fogliettone di questa mattina di Andrea Pedrinelli, canzoni da leggere. Cambiamo giornale, andiamo sul Fatto Quotidiano, vediamo un po' come si la prende Travaglio stamattina, e indovinate un po'. Conte sbugiarda Salvini, ma nessuno se ne accorge. Vabbè. Il premier in Senato, il vice su Facebook. Savoini voluto da Mosca dal ministro, ma senza incarichi non accada mai più. Ma il Movimento 5 Stelle non c'è e il PD non sente. Poi fondi illeciti Lega PD, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Fratelli d'Italia, scusate, stessimo, non è stata scelta. Salvano l'indagato Sozzani dalle intercettazioni. No, Movimento 5 Stelle. Poi quella grande bugia sul giallo, sui giallo-verdi del no al referendum. L'occhiello della pagina, Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri vincono l'oro al mondiale di nuoto. Dio conservi pochi campioni in uno sport ufficiale così malconcio. È vero, sì. Pensieri dal manicomio, Marco Travaglio, sì, giusto. Oh, guardate qui, subito sotto il titolo d'apertura, ce ne sono altri due, perché sono appunto riferiti ad articoli diversi, come vedete. 5 Stelle, Val di Susa non, scusa, 5 Stelle e Val di Susa in rivolta. Grillo molto insoddisfatto, ma Conte non c'entra. Tab, piramide demenziale. Vince il fronte dello spreco, il CIPE blocca opere inutili per altri 5 miliardi e Toninelli esulta pure. A centropagina, bimbi rubati a Bibbiano. A che punto è l'inchiesta? I fatti accertati e le accuse da provare. Tutto inizia da una PM e da una sua intuizione. Troppi abusi sui minori nel Reggiano, così affiora l'orrore del caso. Angeli e demoni, il caso pilota, le presunte violenze, le testimonianze falsificate e il metodo dell'Ollus Hansel e Gretel. Casa di carta, un gioiello finito in bigiotteria, la terza stagione. Qui in basso il Russia Gate bis e Mueller riattacca e Trump per seguire ma a fine mandato. La cattiveria di stamattina, vediamola, del forum di spinosa.it. Formigoni può uscire dai domiciliari solo 2 ore al giorno, quindi per le mazzette rispettate la fila. Vabbè, e qui c'è la vignetta di Vauro, vabbè, ve la risparmio, la commentate da sola, da soli. La Consob indaga conti sospetti, la startup Bion crolla in borsa. Questa è l'intera pagina del Fatto Quotidiano. Suicidio Grillino, scrive Libero, eccolo qua. Suicidio Grillino. Salvini trionfa sulle macerie del Movimento 5 Stelle. Il sì del premier alla TAV fa deragliare 5 Stelle. Di Maio in bambola, voteremo no, ma non può far cadere l'esecutivo come alcuni si chiedono. Se rompe sarà travolto dal voto, magari. Federica Pellegrini, 31 anni, eterna. Questa ragazza non finisce mai di stravincere. Non ci dispiace. Vittorio Feltri invece dice l'inquinamento giova alla salute, in Italia record di centenari, vabbè, insomma è una provocazione, però il dato esiste e c'è. Oh, Marchionne, vietato dimenticare Marchionne, che ha salvato Fiat dalla morte, l'uomo che dal nulla sale sul tetto del mondo. Mannino ha vissuto 30 anni da innocente alla sbarra, fotografia di una giustizia criminale. Di spalla abbiamo questo solo, diciamo a taglio medio c'è Renato Farina, giravolta Conte, difende Matteo e il governo vive, caso Rubli dalla Russia, vedete che no, dipende dal giornale, mentre Repubblica ci fa il paginone, perché ovviamente ce l'ha con Salvini, con il governo giallo-verde, ma in particolare con la Lega, qui dove si sa bene che Libero spalleggia il vice premier Matteo Salvini, c'è giravolta Conte, difende Matteo, il governo vive, cioè piccolo piccolo.
si può passare dall'ergastolo all'assoluzione. Stefano Binda era in cella accusato dell'omicidio dell'87, innocente, mamma mia. Il direttore scientifico dell'Humanitas ha scoperto le cellule anticancro. Claudio, come si mette? Che si tratta di una guerra, non ci piove, spesso è anche quella più difficile contro una malattia che indebolisce, che purtroppo alle volte non dà scampo. Ma da oggi, nella battaglia mondiale contro il cancro, c'è una speranza in più. Bellissima questa cosa. Libertà di studiare non esiste al sud. Impossibile aprire atenei specializzati. Azzurra Barbuto che scrive. Questo è Libero. E andiamo sul Tempo. Il Conte di Mezzato. Tutti quanti però hanno Federica, Il Conte di Mezzato, eccolo qua. Il Premier parla al Senato e manda un messaggio al partito del non voto. Potrei tornare. Maggioranza a pezzi, 5 Stelle via dall'aula. Salvini vede trame, cerca voti come funghetti. Caos, tab, teppisti e centri sociali preparano un sabato di violenza. Il Tempo di Osho. Mamma mia, ma chi so? Brava. Una fede incontrollabile, una fede tra Fede e Federica, bello. Oro mondiale a 31 anni. In bolletta chi? Le cassette statali sono piene di soldi. Il tesoro annulla due aste del debito. Ah, vedi, come direbbe il Tempo di Osho. Dopo Saxa Rubra, il Tempo di Becchi smette, dopo Saxa Rubra, l'Abaro in piazza contro i rifiuti, protesta dei residenti contro il piano di Campidoglio, vogliono l'immondizia vicino a scuole e case. Foffo ha ucciso Varani per una pulsione sadica, le motivazioni della condanna, poi l'autonomia differenziata e il pericolo del separatismo, opportunità e rischi della riforma. Fogliottone. Dice pure la Roma vuol farsi il suo bond, idea di Pallotta per ristrutturare il debito, operazione a 275 milioni. Tutto è possibile. La Nazione senza fine, Federica, eccola qua. Federica Pellegrini trionfa ancora, quarto oro mondiale, nessuno come lei, piango di felicità. Movimento 5 Stelle, Lega, Conte, Movimento 5 Stelle, Lega, Conte, tutti contro tutti, è un free for all, come si diceva nella volta delle grandi risse del salone americano, degli western, dei film western, no? Grillini assenti mentre parla il Premier, no, non proprio assenti, si sono seduti sugli scranni del Parlamento, poi del Senato. Poi attaccano l'alleato, la bomba all'isola d'Elba, terza vittima della tragedia, si aggrava il bilancio dopo l'esplosione della palazzina. Raffaele Marmo, la paura del voto, il bluff di Maio è il corsivo. Le promesse del Movimento 5 Stelle erano bugie, per fortuna. Massimo Donelli, un po' di ironia, va bene. Eccola qua la faccia, la rivincita dell'outsider. Vedete, qui sono un po' più morbidi nei confronti del Premier. Che cosa ci sia dietro dal punto di vista politico? Non lo sappiamo. Il delitto nell'87 assolto Binda, ma chi ha ucciso Lidia Macchi? E poi l'attore cult di Ova, il replicante che si fece star, jackpot record, in pario 200 milioni, super Enalotto, mamma mia che quota. Oh, il Corriere della Sera, ce l'abbiamo qua e lo leggiamo. Conte attacca Salvini, lo sfida. Anche qui abbiamo la difficoltà di conversione, un secondo che provo a operare. Conte attacca Salvini, lo sfida. A fondo del Premier su Russia e Tab, il leader leghista basta giochetti sta cercando voti. Poi il presidente del Consiglio, il Senato Savoini, a Mosca era nella delegazione del Carroccio. I 5 Stelle escono dall'aula. Diventa sempre più complicata questa vicenda. Oh, qui sotto invece al centro c'è Greg e Federica, doppio oro, la favola infinita del nuoto. Eccolo qua. Gregorio Paltrinieri e invece la campionessa, 30 anni e poco più. Svolta di Johnson, via i ministri nominati da May, quindi è arrivato il nuovo premier inglese, addio britannico, addio a presente, riservato protagonista dell'industria, un paracadute per la legislatura, le due maggioranze, la solitudine del garante Massimo Franco, poi scendiamo sotto perché delitto Macchi, il mistero, assolto Binda. E chi l'ha uccisa, quindi ergastolo cancellato in appello, non è stato lui, i familiari da 32 anni aspettiamo la verità. Oh, la Jeep delle ragazze volata nel burrone, tragedia in Alto Adige, due le vittime, 19 e 17 anni, due giovanissime, brutta storia. L'ultimo giornale, il Dubbio, il Movimento 5 Stelle lascia solo Conte, gelo sul Rubligate e rivolta contro la TAP e c'è Conte che si sorseggia un caffè. Poi intercettazioni, stop abusi, patto, mascherine, Verna, e andiamo avanti. Che errore se il giudice vuol fare il giustiziere.
ma il controllo di legittimità tutela la Repubblica, Gerardo Colombo. Andiamo in basso, amministrazione ridicola, i vigili chieda scusa al sindaco e sarà querelata, criticare è proibito. Un intellettuale snobbato, difendo De Crescenzo dalla perfidia dell'elite che non sa parlare al popolo, e poi extraterrestri sul pianeta dei fenomeni, Federer non è più solo, gli fa compagnia. Federica, tutto per questa rassegna stampa, vi auguro buona giornata, buongiorno al TV e Rete Sole, e vi lascio in compagnia del meteo del Centro Meteo Italiano. Ciao da Marcello. Bentrovati amici del Centro Meteo Italiano, sole prevalente e caldo in Italia, ma non mancherà qualche temporale. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per giovedì 25 luglio. Al mattino qualche innocua nube, specie sui rilievi alpini e prealpini, prima che al pomeriggio si sviluppino locali acquazzoni temporali sulle Alpi e sugli Appennini settentrionali. Tempo stabile e generalmente soleggiato altrove. Residue precipitazioni in serata e in nottata sull'arco alpino, il locale sconfinamento sulle zone pedemontane. Asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Concludendo con le temperature, sia le minime che le massime rimarranno stabili o tenderanno ad aumentare. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate come sempre sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.